La bismalva, nome scientifico Altea officinalis. La bismalva, chiamata anche semplicemente Altea, è una malvacea conosciuta e impiegata da tempo immemorabile. La denominazione di bismalva suggerisce immediatamente la sua affinità terapeutica con la più conosciuta malva e, secondo alcuni, vuole sottolineare la sua maggiore efficacia rispetto alla congenere. Tutte e due svolgono azione antinfiammatoria, sia all'interno che all'esterno, e questo fatto l'ha fatta includere nel gruppo delle piante pettorali, cioè emollienti e decongestionanti degli organi respiratori. Viene vantaggiosamente impiegata per calmare la tosse e lenire le infiammazioni della gola, della bocca, dell'intestino e delle vie urinarie. I preparati di bismalva svolgono anche una blanda ma sicura azione lassativa, eliminando gli stati irritativi dell'intestino provocati dalla coprostasi. Per uso esterno, le proprietà emollienti e decongestionanti vengono sfruttate per preparazioni adatte a fare degli sciacqui, dei gargarismi e delle irrigazioni nelle infiammazioni rispettivamente della bocca, della gola e degli organi sessuali femminili. Si può tranquillamente affermare che non vi è forma infiammatoria in una parte del corpo raggiungibile che non tragga beneficio dal contatto con un infuso di bismalva. L'infuso si può preparare con la radice o con i fiori e le foglie. Nel primo caso si verserà un cucchiaio da dessert di radice essiccata e sminuzzata in una tazza d'acqua bollente, lasciandovela per un quarto d'ora. Se ne prenderanno 2-3 al giorno. Con le foglie e i fiori si procede nello stesso modo. Un cucchiaio da dessert sminuzzata in una tazza d'acqua bollente per un quarto d'ora. 2-3 tazze al giorno. Lo sciroppo. Lo sciroppo si potrà preparare macerando per 24 ore 100 g di radice essiccata in un litro di acqua fredda. La radice dovrà essere sminuzzata finemente e preventivamente lavata. Trascorso il tempo si cola e il liquido ottenuto si porrà a riscaldare a fuoco moderato fino all'ebollizione, sciogliendovi contemporaneamente 1500 g di zucchero. Si lascia raffreddare, si filtra e si conserva in una bottiglia di vetro scuro con buona chiusura. Se ne prenderà un bicchierino alla sera prima di coricarsi, come blando sedativo e come disinfiammante degli organi dell'apparato respiratorio sofferenti per malattie da raffreddamento o irritati per il fumo. Per uso esterno si potrà ricorrere al decotto della radice, bollendo per una decina di minuti una grossa manciata di radici essiccate e sminuzzate in un litro di acqua. Il colato servirà per gargarismi e risciacqui nelle angine, afte, eccetera, per irrigazioni vaginali, nelle vaginiti, cistite, eccetera, lavaggi e compresse sulle irritazioni della pelle, e per bagni ai piedi stanchi e gonfi dopo una giornata di lavoro. Un pezzo di radice essiccata servirà come dentarola per i bambini durante la dentizione. La bismalva o Altea officinalis cresce spontanea negli ambienti freschi e umidi,
di tutto il territorio nazionale, ma più frequentemente al nord. Si adopera la pianta intera. Radici, foglie e fiori vengono impiegati indifferentemente. Come si conserva? La radice si scava in autunno, mentre le foglie e i fiori si raccolgono quando la pianta incomincia a fiorire. Le radici si immondano e si essiccano al sole o all'ombra, dopo averle tagliate a dischetti o a dadini. Le foglie e i fiori si essiccano separatamente all'ombra. Si conservano poi separate in vasi di vetro, al riparo dell'umidità. È una pianta molto usata anche a livello popolare, spesso coltivata negli orti. In cosmesi, a volte impiegata come emolliente ed idratante per la pelle, con cataplasmi della pianta fresca. È una pianta medicinale conosciuta da tempo immemorabile, della quale sia Tournefort sia Linneo vollero ricordare le proprietà medicinali. In greco il verbo altein significa curare. Tutta la pianta è ricca di mucillaggini che la rendono ricercata per le sue proprietà emollienti, rinfrescanti e calmanti. Ma ben più vaste erano le sue supposte proprietà curative, se veniva usata un tempo contro i calcoli renali, la gonorrea, il mal della pietra, il mal di denti e molte altre infermità. Piccole curiosità. L'Altea di Narbona, Altea Narbonensis, contiene fibre atte alla tessitura e alla fabbricazione della carta. Anche l'Altea officinale ha gli stessi requisiti, ma le sue fibre sono un pochino meno lunghe. Anche Coppi, grande ciclista di tutti i tempi, faceva molto uso della radice di Altea. L'Altea è una pianta perenne, molto robusta, che preferisce vivere nei luoghi umidi dell'Europa centrale e meridionale. Il suo fusto è cilindrico, robusto e ricoperto di una peluria verde rossiccia. L'altezza di questa pianta raggiunge facilmente il metro. Le sue foglie sono vellutate e morbide, i suoi fiori sono rosei e spesso riuniti a tre all'ascella delle foglie. Se si vuole seminarla per arricchire il giardino, bisogna raccogliere i semi alla maturazione su piante selvatiche. Li si moltiplicherà in un semenzaio primaverile, trapiantandoli in autunno o nella primavera seguente. Il periodo della fioritura è l'estate. Bismalva, Altea, Altea officinalis, della famiglia delle Malvaceae. Altri nomi comuni sono malvavischio o malvone. Ha proprietà emollienti, decongestionanti, espettoranti, leggermente lassative. I suoi principali costituenti sono mucillaggine, olio fisso betaina, asparagina, sali, amido, zucchero, fermento, eccetera. Principi attivi, mucillaggini. Le radici ne contengono sino al 30%. L'Altea è una pianta molto nota per le sue proprietà emollienti e decongestionanti, che sono generalmente impiegate per le forme catarrali delle vie respiratorie, quale espettorante e blando sedativo della tosse. L'Altea entra infatti nella composizione di molti sciroppi contro la tosse, talvolta in sostituzione della malva, generalmente associata con liquirizia. Le preparazioni di Altea esercitano anche un'azione decongestionante delle pareti intestinali infiammate,
e un'azione regolatrice dell'evacuazione. Sciacqui e gargarismi con decotti di Altea sono utili per le infiammazioni della bocca e del retrobocca. I derivati dell'Altea sono usati in cosmetica come addolcenti e decongestionanti di epidermidi delicate e fragili. Come uso cosmetico, applicare i fiori e le foglie fresche ridotti in polpa sulle parti congestionate. Tutte le parti utili essiccate dell'Altea possono essere infuse nell'acqua di pediluvi o bagni a scopo addolcente e lenitivo. È una pianta erbacea vivace di colore cenerino a causa della forte tomentosità. Ha un fusto eretto, semplice o poco ramificato, alto da 50 a 150 cm. Le foglie hanno un picciolo molto corto. Quelle inferiori sono più o meno tondeggianti, appena incise in 3-5 lobi. Quelle inserite lungo il fusto sono più o meno triangolari. Hanno la base a forma di cuore e l'apice acuto. Sono dentate irregolarmente o divise in 3-5 lobi. Le foglie sono coperte da peli folti e morbidi. Talvolta sono pieghettate come un ventaglio. Il frutto è formato da numerosi semi disposti circolarmente, uno vicino all'altro. È diffusa in tutta Italia nei luoghi umidi, ma è più frequente al nord. È spesso coltivata. Le radici si raccolgono dall'autunno al marzo dell'anno successivo, estirpandole con la vanga. Si recidono al di sotto del colletto, si mondano dalle radichette laterali e si lavano per eliminare la terra. Le foglie si raccolgono prima della fioritura, recidendole insieme al relativo picciolo. I fiori si raccolgono alla loro schiusura in giugno-luglio. Le radici, tagliate a pezzi, si essiccano all'ombra. Fiori e foglie si essiccano in strati sottili, sempre all'ombra. Si conservano in vasi di vetro, evitando specialmente per le radici l'umidità. Infuso per uso interno, con radici o in alternativa con foglie e fiori. Per le tossi, per le infiammazioni della bocca, della gola e dell'intestino. 2 grammi di Altea in 100 ml di acqua, 2-3 tazze al giorno, specialmente prima di coricarsi. Decotto per uso esterno, utilizzando le radici o in alternativa foglie e fiori. Utile per le infiammazioni della pelle, della bocca e della gola. Utilizzare 5 grammi di Altea in 100 ml di acqua. Applicare compresse imbevute di decotto per 15-30 minuti. Oppure fare sciacqui e gargarismi. Bismalva o Altea officinalis, della famiglia delle Malvaceae.